Per Ticino Aziende quest'oggi abbiamo con noi il falegname Diego Arrigoni. Sigla! Allora Diego, ciao, ben arrivato. Ciao, piacere. Senti, come ti devo presentare? Come giovane falegname o falegname ormai come, consolidato? Come falegname va benissimo. Come falegname va bene. Sì, sì. Perché dico giovane falegname? Intanto perché sei giovane e tutti lo vedono. Sì. Ma poi è anche consolidato perché? Perché tu hai una storia anche abbastanza interessante. Perché è giusto per conoscerti ed entrare subito nel vivo. Ma racconta un po' la tua storia, come ti nasce questa... La passione arriva da mio nonno, che era anche lui falegname, e tutte le volte che andavamo a casa sua, andavamo da lui, c'era sempre qualcosa da fare, qualche riparazione o qualcosa da fare sempre col legno, o ci faceva costruire degli oggetti a noi, ci dava in mano la sega, i chiodi, martello, vernice, di tutto, e costruivamo diversi oggetti. Cioè quindi diciamo, anziché giocare con il Lego, il nonno ti aveva già dato da giocare. Mi aveva dato gli attrezzi, il martello e la sega per... Quindi hai cominciato presto di ragazzino. Sì, 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 esattamente, sì. Hai respirato il legno da subito. Sì, sì, sì. Il nonno è un po' lontano perché abita in Germania, perciò non così spesso, ma tutte le volte che andavamo da lui si approfittava per giocare col legno. Senti, e quindi cosa è successo dopo? Nonno falegname, tu hai studiato e poi com'è la tua formazione? Ho fatto le scuole dell'obbligo tutte, poi ho cominciato apprendistato a 14 anni come falegname presso una ditta qui a Vacallo e poi ho fatto l'università professionale qui a Mendrisio, un anno intero di scuola per migliorarmi in quanto riguarda tutta la gestione dell'azienda e tutto, perché l'idea era sempre stata di aprire un'azienda. In seguito, per migliorare il mio tedesco, sono andato in Svizzera Interna per 2 anni e mezzo a lavorare sempre in una falegnameria dove abbiamo fatto diversi mobili anche per persone importanti, tipo sì, sì, Roger Federer, per esempio. Addirittura? Hai fatto il mobile a Roger Federer? Sì, sì. Io non sono mai entrato in casa sua, però una hai parte... Hai lavorato... Cioè, alcuni mobili che sono a casa di Federer? In parte sì, li ho toccati anch'io. Sì, sì. Quanti anni hai? 27, 28. 27. Sei giovane, però esperienza ne hai molta. Sì, esperienza ho fatto parecchi. In Svizzera Interna devo dire che diverse esperienze con mobili importanti anche. Sì. Sì, sì. Quindi lì la precisione deve essere un must, sì, un po' come qua. Esattamente. Senti, quindi tu in cosa sei specializzato? Ma io principalmente preferisco fare arredamenti interni, tutto quello che riguarda mobili, armadi su misura, non lo so, mobili per la televisione. Quello che principalmente arredamento lo preferisco, faccio di tutto ovviamente, perché ormai la ditta, quel cavolo che arriva si fa, però sì, principalmente mobili. Senti, ma quindi la tua zona è un po' tutto il Ticino, ma sei specializzato un po' più solo nel Mendrisiotto? Sì, sì, ovviamente il Mendrisiotto è il punto forte, il 90% si può dire dei clienti arrivano dal Mendrisiotto e se capita però andare nel Luganese o andare al Locarnese. Settimana scorsa, 2 settimane fa, sono andato a San Bernardino a consegnare un mobile, perciò mi muovo dappertutto. Senti, quali sono invece i tuoi punti forza? Cioè, perché uno dice, io mi devo rivolgere a Diego Arrigoni? Beh, principalmente perché io mi... Scusami, non solo sulla costruzione del Lego, sì, ma anche sì, del... No. Perché io principalmente mi occupo del cliente dalla A alla Z, vuol dire che io vado dal cliente, parlo, prendiamo le misure, discutiamo su come eseguire il mobile o la porta o quello che ha bisogno, poi lo eseguo in ditta, eventualmente se ci sono modifiche o cose da arrangiare ci possiamo trovare col cliente in ditta a discuterne ancora e poi lo vado a consegnare, infine... E anche quello che riguarda fatturazione e tutto il resto lo faccio sempre io, perciò dall'A alla Z faccio tutto. Ma quindi come funziona? Tu prendi l'ordinazione, la segui dall'inizio alla fine, chiudi il lavoro e poi prendi altre commesse in pratica. Esattamente, sì, io solitamente va per il passaparola, perciò la gente viene a cercarmi. Mi contatta, ci troviamo, parliamo, eseguo il lavoro dall'inizio alla fine fino a completa la consegna. Ok. Senti, ma visto che tu, a parte sei stato, stavi dicendo prima di questi mobili fatti a personaggi importanti, ma è mai successo qualcosa di particolare? Ti è mai accaduto qualcosa di strano, di aver fatto qualche mobile particolare o di aver avuto qualche richiesta strana in conclusione nella tua attività professionale ormai? Sì, qualcosa è capitato. C'è una cliente cui voleva una lampada ricavata da un ramo di castagno. Perciò ho dovuto andare nel bosco, andare a cercare il ramo di castagno giusto perché doveva stare in un certo angolo con certe misure e allora è andato a cercare il ramo, l'ho dovuto portare in ditta, l'ho adattato, pulito, ho fatto tutti i fori, i passaggi per le luci
E infine ho fatto la consegna nel ramo che stava esattamente nell'angolo sopra i due divani con le luci che andavano. Ah, hai visto? Quindi anche lavori particolari, sì. E particolarmente creativi, ma lavori anche con architetti piuttosto che con... Sì, capita di lavorare. Capite. Adesso c'ho un lavoro grande con un architetto, solitamente anche lavori un po' più piccoli, porte o arredamenti, sempre con architetti, loro si parlano, decidono, hanno già i disegni solitamente più o meno fatti, c'è qualche dettaglio di costruzione che va adattato, se no poi dopo si esegue il lavoro. Va bene. Senti, cosa possiamo dire in conclusione? Sarà contento il nonno? Speriamo, sì, no, il nonno è molto orgoglioso della strada che ho percorso. Bene. Senti, io ti ringrazio di essere stato qui ospite, in realtà oggi siamo in esterna noi, siamo usciti con Ticino Aziende, siamo venuti a trovare direttamente te, abbiamo sentito parlare e, che dire, ti auguriamo il meglio per la tua attività. Grazie mille. E ci vediamo alla prossima. Sì, alla prossima.